Alessia Fiesoli, schiacciatrice della CBF Balducci HR Macerata, alla vigilia dell'incontro con Brescia, seconda in classifica a pari merito, quindi una partita importante. Sì, sappiamo che sarà una partita molto importante, noi siamo cariche, ci stiamo allenando bene, poi veniamo da 3 successi consecutivi, molto bene 3-0, quindi siamo cariche e pronte per affrontare questa sfida che sarà difficile, ma non vediamo l'ora di giocarla. Com'è stata questa settimana di allenamenti? Vi sentite su di forma? Sì. Sì, come ho detto, veniamo dall'onda di entusiasmo dei 3 successi consecutivi. Questa settimana ci siamo allenate bene, forte e siamo pronte. Bene, senti, tu stai facendo un bel campionato, quindi a Porto c'è da parte tua, insomma, tutto quello che è il buon risultato della squadra finora. Sì, sono abbastanza contenta, poi non sono mai pienamente soddisfatta di me stessa, per me posso sempre migliorare, quindi sono contenta di essere qua, di allenarmi, di crescere sempre e siamo sulla strada giusta. Senti, anche l'alzatrice Ricci è sembrata essere anche più vivace nell'ultima partita rispetto ad altre, magari ancora non conoscendovi bene, il gioco era un po' più canonico, quindi c'è proprio una crescita complessiva. Sì, ora stiamo trovando le intese, Irene è cresciuta molto da inizio anno e tutto il collettivo è cresciuto a livello di intesa e a livello di gioco, quindi per ora stiamo andando bene e siamo contente di questo. Da questo big match con Brescia cosa ti aspetti? Mi aspetto che sarà veramente una bella partita, sono queste le partite belle da giocare, quelle, insomma, ci giochiamo il primo posto, c'è pressione sia dal nostro lato della rete sia nel loro, quindi sarà una bellissima partita e invito tutti a venire al palazzetto perché sarà uno spettacolo. Altra scacciatrice della CBF, Alice Gasparroni, anconetana a Macerata, che già è tutto dire, ma è una bella accoppiata, messa insieme. L'incontro prossimo di domenica con Brescia, incontro importante fra le due seconde in classifica, quindi il vostro apporto sarà necessario al massimo per avere un buon risultato. Domenica sarà una partita molto, molto dura perché comunque ci giochiamo il primo posto temporaneo e comunque sappiamo che Brescia è una bella squadra, quindi dovremmo cercare di non mollare e lottare su ogni pallone. Ci saranno momenti difficili, ma dobbiamo stare lì e non mollare. Ecco, anche nelle altre partite sono state buone rotazioni fra voi, quindi chi entra in campo dà il suo apporto, si fa sentire, insomma, è un buon segnale complessivo per la squadra. Sì, ognuna chi è che entra deve dare il suo perché comunque per vincere la partita bisogna che tutti stiamo lì per lottare per lo stesso obiettivo. Senti, come avete passato questa settimana di allenamenti? Avete, penso, espresso il massimo anche in queste occasioni? Questa settimana è stata bella tosta perché comunque rientravamo da Aragona. Però proviamo a dare il massimo perché comunque sappiamo che domenica ci aspetta un avversario forte e quindi ci siamo concentrati e abbiamo dato il massimo. Infatti le ultime due trasferte sono state in Sicilia, ma sono state due belle vittorie e tornare al Palasport di Macerata, insomma, con il pubblico è anche piacevole essere seguiti con un tifo anche abbastanza acceso. Sì, è molto comunque giocare in casa, avere il proprio pubblico ci dà una marcia in più. Quindi Alice, domenica 28 novembre alle 17 alla Banca Macerata Forum, incontro tra CBF Balducci HR Macerata contro Brescia, speriamo bene. Speriamo bene, speriamo molto bene. Vedremo, noi metteremo tutto quello che abbiamo e dopo si vedrà.